l'esperienza personale più positiva di tutta questa storia dal mio punto di vista è stato, diciamo, entrare in contatto con una persona che chiaramente appartiene a una categoria di umanisti che forse non esistono più. Mokus è una persona avvicinabile da tutti, anche da voi. Pues como se da cuenta, cuando ven que están grabando empiezan a chiflar y yo desafortunadamente no aprendí a chiflar a tiempo, si no los acompañaría. Antanas Mokus vive di fianco a sua madre, che è una scultrice, un'artista interessantissima perché ha studiato belle arti a Stuttgart nell'epoca di Hitler e poi è emigrata in Colombia nei primi anni dell'invasione sovietica della Lituania. Per cui, per esempio, una donna di 80 anni che continua a saldare e a combinare casini nel suo atelier, che è lo spazio, veramente la sua patria, in cui vive quotidianamente. Con lo stesso Antanas ha un contatto quotidiano e un confronto costante. Per esempio, la madre Niole è molto arrabbiata con lui perché non ha coltivato, non ha più avuto il tempo, la possibilità di coltivare quello che invece faceva molto da giovane, cioè maneggiare il fango e tirarci su delle forme, che è quello che fa lei. Tu lo esiste, questo sta hecho, tu lo esiste. Esos cuadros. No niegues lo che esiste. ¿Sabes que está relativamente bien hecho? No. No, esto no. Me parece que siempre hay contra de esto que uno hace. Porque si está contento, ya no sirve. Todos sabrán, seguro algún día, seguramente todos sabrán. Al final sí se podía rescatar nuestra dignidad y pensarán.